Sono Naila Koenig della Galleria Tanit di Monaco di Baviera e di Beirut. Adesso siamo dalla Signora di Francis, studio della città, e abbiamo lì una mostra per me molto importante, perché la città mi ha chiamato, ha detto: Naila, tutto è bene da te? Ho detto no, la galleria è distrutta, la mia casa anche, e lei mi ha detto: ti invito a fare qualche cosa da me. Sono 15 posizioni molto differenti, che vanno dalla scultura verso la pittura, verso l'installazione, il film, la fotografia. Indietro, Kevork Murad è nato a Aleppo e fa questi collage di distruzione con la musica e con normalmente anche una performance. Lui ha mostrato il suo lavoro alla Fondazione Aga Khan e in alcuni musei americani, e io ho fatto la prima mostra in Libano 3-4 anni fa, non mi ricordo esattamente, e sono stato molto interessato a questo tipo di lavoro che non si vede mai. Abbiamo di Baghdad due artisti, uno che ha fatto la Biennale di Venezia, che è Sadiq El Freji, che vive in Olanda adesso, e c'è un film qui e anche questo grande disegno di uno che è nata per scapparsi dalla situazione a Baghdad. E l'altro, che si chiama Adel Abidin, è un lavoro su che per me era importante, perché adesso tutto è politico, politica, eccetera, e lui ha messo questa stanza, ha fatto la, non c'è più niente. Questo è un lavoro che ho comprato perché ho pensato che è molto importante. Questi sono i tre, se volete, stranieri, non libanesi. Dopo abbiamo Abdelkadiri con questa tela grande, che ha anche un problema perché era nell'esplosione. La mostra era aperta 10 giorni, abbiamo iniziato da venderla e poi il cielo è veramente caduto sulla terra. E tutte le sue tele sono state sotto le vetri. E lui ha fatto questo lavoro, I Would Like to Be a Tree, con omaggio a questa terribile esplosione, e perché abbiamo delle amici che sono morte nel palazzo. Qui indietro abbiamo il lavoro nuovo anche di Rassan Zard. Un po' più vecchio sono le sculture, che si chiama, il titolo delle sculture, On Shore, sulla spiaggia, perché la sua mostra, che era anche un po' in anticipo, era sull'idea del mare, il mare alla fine del giorno da noi si vede come le diamanti, e lui che ha un bambino come noi tutti ha letto Tintin, tesoro di Racan, Le Rouge, ha fatto un lavoro su tutto che il mare manda sulla spiaggia. Allora le tele sono state con un po' di oro, e le sculture così, e le ultime un po' come un albero, il cedro, che è il nostro albero nazionale. Le tele, la déchirure, e ha cominciato a fare un lavoro che è come l'altro ma differente, dove sono differenti layers, e ha fatto una serie enorme. Quando tu hai un shock, o tu vai a ti mettere in un angolo, o tu inizi a lavorare come un pazzo. La ragazza che fa questo lavoro, Shafa Radar, ha iniziato da me il lavoro con le fresche, perché lei ha studiato questo medio, che è molto italiano anche, che esiste da voi, ma da noi nelle vecchie grotte. Lei viene dal sud del Libano, è la più giovane di tutto questo gruppo, ha 35 anni, e abbiamo messo questo lavoro, che è anche come una déchirure interna, che ha 2 anni. E era questa situazione da noi, dove tu pensi di andare in avanti e poi qualche cosa ti porta indietro. Come si mostra, come si costruisce o si distrugge un piano? Cynthia Zaven, lei fa le film,
la musica, è molto conosciuto per la conosciuta per la sua musica. Ha fatto adesso un concerto a Stuttgart con un gruppo di vocale. Abbiamo anche il libro bruciato di Bogosian. Ho fatto in Libano 2 anni fa una mostra enorme in un palazzo distrutto che era il giornale nazionale L'Orient Le Jour. Fatto tutto con il fuoco, non alla moda di Borri, ma è la stessa intenzione che ha bruciato le tele, perché anche lui è uscito dal nostro paese dopo la prima guerra degli anni 70. Abbiamo dopo questo fotografo, dove sono 3 differenti lavori, che è Gilbert Hage. Questi sono dei genti che non tu riconosci. È un lavoro molto duro perché è nero bianco, è anonimo, lui le chiama gli anonimi. Abbiamo messo fuori la grande foto della distruzione dell'anno 2006-2007, quando Israele è arrivato e ha bombardato tutta una parte di Beirut che non aveva bisogno di essere bombardata, e l'ha fatto. E poi abbiamo messo un altro lavoro sull'emigrazione delle armeni, il popolo armeno, di Armenia verso altri paesi, verso il Libano, dove abbiamo una minorità molto importante, molto attiva, che lavora bene, e in ogni casa delle armeni, un po' più naturalmente con un po' di educazione eccetera, c'è o una foto o una tela, un disegno del Mount Ararat, e sono 11 differenti foto, abbiamo messo 2, e la serie è venduta a differenti musei. Pompidou era l'ultimo che ha comprato 4 lavori. Parliamo adesso, perché siamo nel paesaggio, di memoria di Nadim Asfar, a piedi nelle montagne, ma lui non l'ha fatto in un senso solamente come Hamish Fulton o gli altri inglesi, concettuale. Lui ha fotografato sempre le montagne, allora è come un grande leporello, ma è anche possibile di dire: oh, io voglio questa foto solamente, e la facciamo in più grande, in 2 esemplari. Dopo abbiamo Rania Matar. Qui abbiamo messo dei lavori in nero bianco, ma Rania fa molto foto in colore. Ha differenti serie, la mamma e la ragazza sola. Ha molto lavorato con le donne, perché ha un figlio, ma anche 2 figlie. E era interessata a vedere come crescono, di piccola bambina adolescente con tutti i problemi dell'adolescenza. E lei ha una specialità, è andata in questi campi palestinesi e ha fatto le foto delle rifugiati a Beirut, in questo campo. C'è ancora Randa Mirza. Randa, abbiamo 2 foto qui sulla parete, che sono le foto costruite. La guerra 2006 contro il Hezbollah, e la gente che fa il picnic. E lei ha fatto questo contrasto con queste 2 foto. Voilà, penso che non ho dimenticato nessuno, spero almeno. Ringrazio, la ringrazio molto.